Allora, salve ragazzi, sono Vincenzo Ruggiero della pagina del cestista. Oggi una bella sorpresa. Sono qui con il mio amico Dario di Pick and Roll. Ciao Vincenzo, ciao a Ciao tutti. Dario, oggi siamo qui con lui per qualche domanda per la sua splendida applicazione. Poi magari faremo anche qualche domanda sul mondo NBA, Serie A, magari ci darà qualche dritta, non lo so. Sei d'accordo? Sì, dai, magari qualche domanda semplice, eh? Non mi Eh mettete sì. tanto in difficoltà. Allora, iniziamo appunto dalle domande magari più semplici. Come è nata questa applicazione? L'idea è nata principalmente da me, siamo partiti circa 9 mesi fa, quindi siamo giovanissimi e io essendo di Roma avendo molte difficoltà a trovare magari il campetto dove poter andare a giocare, mi sono messo magari nei panni di migliaia di ragazzi, penso in tutta Italia, e allora è nata pickerroll.com, che praticamente è una mappa geolocalizzata dove fa vedere intorno a te tutti i vari punti di riferimento nell'ambito del cestista, quindi non Allora, per... e Dimmi, già dimmi. che ce l'ho, intanto prendo pure l'applicazione dal telefono, così magari posso far vedere direttamente ai nostri amici. Sì. E quindi potete vedere sia i campetti, sia le palestre dove potersi andare ad allenare, i palazzetti per andare a vedere le partite e i negozi specializzati per andarvi a comprare scarpe, magliette e quant'altro. Insomma, come diciamo noi, avrete il basket in tasca, ecco. Appunto, pick and roll, il basket in tasca è il tuo slogan. Ora faccio vedere un po' l'applicazione, giusto questa qua è per l'iPhone 5. Non faccio vedere via, giusto perché sennò magari qualcuno vuole fare qualche attentato. Allora faccio vedere il palazzetto di Agropoli. Davvero una bella idea. C'è qualcos'altro poi oltre l'applicazione, magari qualche blog nel sito, qualcosa comunque di innovativo? Sì, noi puntiamo molto chiaramente a livello social, quindi cercare di far conoscere l'applicazione tramite Facebook, tramite Instagram, tramite Twitter. Abbiamo anche un blog dove all'interno potete trovare tutti i vari eventi che vengono inseriti all'interno appunto di pickerroll.com, quindi magari il torneo estivo, se volete andarvi a fare due tiri e sapete che lì ci potrebbero essere dei tornei, basta aprire la pagina del nostro blog e andate ad iscrivervi al torneo per giocare tutti insieme, ecco. E poi comunque siamo in via di sviluppo col nuovo sistema di app che speriamo sarà una vera e propria rivoluzione, speriamo, e uscirà anche per Android, perché per ora purtroppo siamo usciti solo per Apple, solo per iPhone. Appunto, chiariamo pure magari un po' questa cosa perché ho visto che molti ragazzi chiedono quando magari uscirà per Android l'applicazione. Sì, tantissimi. Sicuro è uscita l'app, magari tu quanto credi che possa uscire per Android? Visto così Noi potrei contiamo. impattare un po' tutti i ragazzi. Guarda, Vincenzo, io spero il prima possibile perché appunto come dici te, io ricevo mail, messaggi su Facebook, ogni giorno sono tampinato, ma quando esce l'app Immagino per Android? molto pure. L'app per Android, tutti che me la chiedono, io conto entro l'estate di farla uscire. Non ti so dire ancora purtroppo una data precisa, però ti assicuro tutti che ci stiamo lavorando veramente giorno e notte per cercare di dare un prodotto completo e perfetto ai ragazzi. Ovviamente, una cosa che non ho detto, l'app è completamente gratuita, i ragazzi possono scaricarla gratuitamente, non c'è nessun costo. E quindi niente, speriamo di farla uscire quanto prima. Io sono smanio più di tutti, smanio più di tutti, assolutamente. Mentre secondo me un'altra cosa pure da chiarire, che ho visto molto simpatica, la differenza fra giocatore e appassionato dell'applicazione, perché ho visto gente che magari su Facebook succedeva, diceva, ma se metto giocatore o metto appassionato, quello che succede? No, non le impostazioni diciamo non cambiano. Cioè, noi abbiamo voluto fare solamente una divisione che poi magari più nel futuro può servire per creare dei circuiti separati, non so come dirti. Però non per questo il giocatore avrà delle,
delle funzionalità in più in confronto dell'appassionato, assolutamente. Abbiamo voluto solamente suddividere questa cosa per chi magari gioca in una squadra, in una minors, eccetera, e chi invece è solamente un appassionato di basket. Ecco, tutto qua. Invece ora rimandiamo un po' alla pagina social, quella su Facebook, perché comunque si è molto attivi anche sulla pagina Facebook, lì invece si possono vedere tutte le notizie del mondo cestistico in generale. Sì, assolutamente. Noi poi abbiamo fatto diverse partnership con diverse pagine abbastanza famose di Facebook a livello social, come appunto una è la tua, la pagina del cestista, di cui sono molto contento che riusciamo ad aiutarci a vicenda, oppure come Buzzer Beater Blog o come Basket Inside, eccetera. Quindi noi cerchiamo in qualche modo. Non avendo una redazione interna, abbiamo queste diverse partnership che ci possono aiutare per quanto riguarda le notizie, le pillole del basket, eccetera. Ecco. Per questo noi siamo molto, molto attivi a livello social su Facebook. Ultimamente sono usciti anche due video con due grandi giocatori, De Nicolao e Sì. Cesar Maeda, che ti hanno dato anche loro una Sì. piccola Sì, mano. questo è un motivo di orgoglio nostro perché abbiamo contattato appunto De Nicolao e Poeta spiegandogli il nostro progetto, che hanno subito capito di che cosa si trattava, e loro entusiasti ci hanno voluto fare un video che consigliano appunto di scaricare l'applicazione. A proposito, vi consiglio di andarli a vedere i video perché sono molto molto divertenti, sono. Sì, appunto, ho visto, pure io vi posso assicurare che appunto così. Quali sono comunque i tuoi obiettivi, magari con l'applicazione, dove punti ad arrivare? Non solo poi con l'applicazione, proprio pick and roll, dove punta ad arrivare? Pick and Roll punta ad arrivare ad essere una vera e propria guida a 360 gradi, una guida di riferimento per tutti i cestisti appassionati. E contiamo appunto col nuovo sistema di applicazione, che purtroppo non posso veramente anticipare nulla, a far diventare il basket una vera e propria community dove la gente può andare a giocare e divertirsi, ecco. Cerchiamo di puntare in alto. Cerco di non anticipare nulla, altrimenti i miei soci mi uccidono. Ah, no, devi mantenere qualcosa di segreto. Allora, qualche domanda, qualche piccola curiosità mentre per il mondo del basket mi pare anche giusto. Sì, Sono certo. partite le finals, voglio diciamo, un tuo verdetto. Secondo Irving non si è spezzato. Allora, guarda, è andato un attimo via la linea, però penso di aver capito. Ah, Allora, secondo me le finals le vincerà Golden State, innanzitutto, perché ha un concetto di squadra che va ben oltre il concetto che secondo me ha Cleveland. E poi ecco, uscita la notizia che Irving starà fuori tutti i playoff per 3-4 mesi. E questo è un motivo in più per dirti, secondo me, non dico che finisce facile la serie, però insomma, nel momento in cui Irving si è fatto male al supplementare di gara 1, Cleveland ha fatto solamente 2 punti. Insomma, ce ne vuole. Tra l'altro, aveva fatto anche 2 stoppate decisive su Steph Curry e Irving. Quindi, insomma, purtroppo è un tassello troppo importante per Cleveland, troppo, troppo. E secondo me, Golden State ha la strada spianata. Sicuramente succederà tutto il contrario di quello che ho detto. Anche Sicuramente. io la penso come te su questa cosa, però effettivamente, ora scherzando, però anche Cleveland in un certo senso gioca di squadra, dice palla a LeBron, poi tutti fuori dai piedi, come Sì, superano. esatto. Mentre in Serie A, ora invece sembra tutto più difficile. Milano era la strafavorita e ora invece sembra l'unica a non essere in lotta per la finale scudetto. Io ho una sola parola per la Serie A di quest'anno, incredibile, incredibile, perché non immaginavo tutti questi capovolgimenti di fronte, e immaginare una Sassari in finale che batte Milano, io personalmente
non credevo, ecco. E poi quella serie stupenda tra Reggio Emilia e Venezia. Bello, bello. Sono contentissimo che comunque in Italia il basket sta diventando di un certo livello, dai. Non ci possiamo lamentare, dai, che una volta c'era Siena iperfavorita, le cose sono un po' Ah, cambiate, questo qua ecco. E di sicuramente sì, è un questo. lato positivo anche per chi guarda le partite, perché Sì, vedere partite è sicuramente assolutamente. più bello. No, poi ecco, l'arrivo quest'anno anche per pochi mesi di Meta World Peace fa capire che comunque c'è interesse, c'è l'interesse in Italia, dai. Speriamo bene per il futuro. Ritornare ai tempi dei derby tra la Virtus e la Fortitudo. Magari, guarda, magari. Peccato, forse per io non pubblicai il classico tabellone, diciamo, quello, il tabellone con i pronostici, e avevo preso tutto il primo turno praticamente, il secondo turno tenevo il 4-3 tra Venezia e Reggio Emilia, e Milano credo che mi ha monnato, come Ti ha si dice, da queste spiazzato, parti, anche quindi... Motivo in più magari per far vincere Sassari, mentre per la 2 segui un po' quello che sta succedendo tra Grigio e Torino, un po' pure altro miracolo cestistico veramente. sì, guarda, sono rimasto abbastanza sorpreso di tutti i risultati anche in Lega 2 o anche nelle serie più minori, ecco, come la Fortitudo e l'Agropoli che stanno cercando di tornare in Serie A. Io sono convinto che il futuro è solamente roseo per il campionato italiano in generale, per tutta, partendo dalla Lega A fino ad arrivare alle serie più minori. E di questo sono molto molto contento e speriamo nel nostro piccolo di aiutare sempre di più questo sport, ecco. Ti ringrazio per questa bella intervista che mi hai No, concesso. grazie a te, Vincenzo, quando No, vuoi. io consiglio vivamente a tutti di scaricare veramente l'app Pick and Roll. Per chi non lo sapesse, ora prendo di nuovo il telefono per venire incontro. Basta scrivere giusto solo Pick Roll Esatto. per trovarla sull'App Store. Esatto. Ora vi faccio rivedere di nuovo l'applicazione sul telefono, così per farvi capire perfettamente, sempre senza vedere la mia via, se no magari Perfetto, qualcuno mi era citofonare. Questo qua è il menu, giusto? Io sono ancora l'iPhone 5 purtroppo, magari vabbè, non so se l'ultimo. io sto come te sto, quindi tranquillo. Quindi. E poi qui troverete tutti i contatti, i partner, il profilo. E vi consiglio anche di passare sia sul sito che sulla pagina Facebook, che lì comunque troverete ancora più basket, giusto? Assolutamente sì. Io ti ringrazio dell'invito, è sempre un piacere, insomma. Grazie, è stato un piacere per me. E ci sentiamo comunque prossimamente. Sì, sicuramente. Ti ringrazio, Vincenzo. Buona giornata, ciao a tutti. Ciao ciao.